Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi mi vedete completamente struccata, quindi probabilmente già state immaginando che è ora di uno dei miei esperimenti pazzi. Oggi, allora, ho visto tutti questi video, avevo fatto il video in cui mischiavo tutti i miei, che cos'erano, rossetti, e oggi volevo fare il video in cui mischio tutti i miei fondotinta. Però ho pensato e ho visto che anche una ragazza americana l'ha fatto, non mi ricordo il suo nickname, ma so che ha fatto la stessa cosa, praticamente ha mischiato tutti i suoi fondotinta, però costosi, e poi da un'altra parte tutti i suoi fondotinta però low cost, e ha confrontato i due lati del viso, e quindi questo è esattamente quello che faremo noi oggi. Io ho già raggruppato tutti i miei fondotinta da una parte, quelli super costosi, da un'altra quelli invece economici, e andiamo a vedere che cosa ne viene fuori. Faremo il testing in diretta. Aiuto! Questi sono i fondotinta costosi, come potete vedere ce n'è uno di Clarins, qua dietro ce n'è uno di Bellissima. Poi abbiamo Givenchy, Makeup Forever, questo è il Face and Body, poi c'è anche il Water Blend, sempre di Makeup Forever. Abbiamo Diego Della Palma, un altro Givenchy, Urban Decay, Elizabeth Arden, Born This Way di Too Faced, Dior, un altro di Diego Della Palma, Elizabeth Arden e poi un altro ancora di Makeup Forever. Vediamo anche quali sono quelli low cost che andremo a mischiare, e sono questi. In realtà è interessante perché ne ho di meno low cost, ma ho fatto il decluttering, mega decluttering, quindi molti che erano più vecchiotti li ho buttati. Quindi qui abbiamo L'Oreal, un altro L'Oreal, Mesauda, Deborah Milano, Kiko, un altro Deborah Milano, questo è il Perfect and Natural, questo invece è l'extra matte. Poi ne abbiamo uno di NYX Professional Makeup e poi un altro di Catrice. Questo è il risultato dei nostri fondotinta, tutti mischiati assieme, il colore mi sembra abbastanza giusto. Adesso comunque con un pennellino vado a mescolare per bene. Ok, direi che per quanto riguarda il fondotinta low cost, il nostro fondotinta Frankenstein low cost è pronto. Passiamo ai fondotinta invece costosi, fondotinta di marchi più prestigiosi. E anche qui ci siamo, questo è il risultato Frankenstein dei nostri fondotinta high cost, quindi fondotinta costosi di alta profumeria. Andiamo ovviamente con il nostro pennellino a mescolare anche questi. Devo dire che la consistenza mi convinceva un po' di più di quelli low cost. Vedremo un po' se mi sbaglio, no, forse mischiandoli in realtà viene fuori qualcosa di più omogeneo. Sì, dovrebbe andare bene. Eccoli, questi sono i mix di tutti i fondotinta che io ho in questo momento. Questo è quello low cost, questo è quello invece costoso. Andiamo a vedere che effetto faranno sul viso e come si comportano. Come colore direi che ci siamo, sembra che sia lo stesso e quindi non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda la tonalità. Ok, siamo pronti, siamo carichi. Io vado, per non macchiarmi tutti i capelli, vado ad applicare questa carinissima corona di fiori, che è appunto una fascia per capelli, in modo da tenerli lontano dal viso durante l'applicazione. Questo cerchietto, questa fascia mi ricorda quando ero tipo alle elementari che andavano super super di moda questi cerchietti. Questo sarà il nostro lato costoso, questo invece sarà il lato low cost. Iniziamo con il primer. Ho pensato che fosse sensato ovviamente utilizzare un primer prima dell'applicazione del fondotinta. Sul lato costoso vado ad applicare questo che è di Marc Jacobs ed è l'Invisible Undercover, mentre sull'altro lato vado ad applicare questo che è di Debbie ed è il Face Primer Smoothing and Mattifying. Non è per niente semplice andare a truccare soltanto metà viso, perché sono talmente abituata ad applicare tutto così, facendo questo movimento, che adesso mi riesce davvero difficile ed è stranissimo andare a stendere il prodotto solo sul lato
sinistro, infatti, che credo dovrebbe essere il vostro destro in realtà, perché ne ho preso anche troppo. Questo primer di Debbie non l'ho mai utilizzato, però in generale tutti quelli opacizzanti per me sono ok. Ultimamente, non so perché, ma anche essendo in inverno pilino praticamente, la mia pelle è comunque sempre lucida. E di solito non era così, almeno, sì, beh, probabilmente perché quando vivevo ad Amsterdam gli inverni erano molto più rigidi rispetto a qua e quindi la mia pelle era molto molto più secca. Ok, ci siamo. Ha un buonissimo profumo questo di Debbie. Ci piace. Mix dei fondotinta costosi, eccolo qua. Vado con il pennellino a prelevarne un po' e lo applico sul dorso della mia mano. Devo dire che l'applicazione non è niente male, forse i colori sono un pelino troppo chiari per me in questo momento. Che figata poter dire che i colori sono troppo chiari per me, ma adesso sono ancora un po' abbronzata da tutto il tempo che abbiamo passato alle Maldive, quindi teoricamente dovrebbe andare bene il colore, solo adesso che sono un po' abbronzata, strano ma vero, a febbraio, mai successo nella mia vita. Ok, direi che ci siamo, direi che ci siamo. E poi sempre con la Beauty Blender vado però a girarla, la uso da questa parte in modo da non mischiare i due colori. Questa parte devo dirvi che non ha un buon profumo, devo essere sincera. Non profuma e non ha... sì, un po' profuma ma non ha un buon profumo, ecco. Però come aspetto sono assolutamente identici, almeno per ora. Vi devo dire che anche la parte low cost non mi sembra affatto male. Anzi, si sfumano bene, i colori si amalgamano bene e sono pressoché invisibili anche da vicino. Devo dire la verità che non mi aspettavo un risultato così simile da entrambe le parti. Mi aspettavo molta, molta più differenza, non so perché, ma non per quanto riguarda la colorazione, anzi, questo è successo che il colore è praticamente uguale, ma è stato un caso. Mi aspettavo proprio come applicazione, come consistenza, come risultato, me lo aspettavo molto diverso, invece vi devo dire la verità, è molto simile. Credo che la durata sarà diversa, credo che i fondotinta low cost dureranno un pochino di meno, ma non è detto naturalmente, però di norma, per esperienza, so che i fondotinta low cost durano un po' meno, mentre quelli che costano un pochino di più come durata sono un pochino meglio. Oltre a questo, un altro problema che io ho con i fondotinta low cost, non mi succede sempre, non mi succede con tutti i fondotinta, con quelli della L'Oreal ad esempio non ho questo problema, ma si ossidano e tendono a diventare un pochino più scuri, e io che sono un fantasmino questo lo noto moltissimo. Però per il resto, appunto, e ripeto, non è con tutti i fondotinta low cost, e succede anche con alcuni in realtà che costano di più, quindi dipende. Secondo me l'unica differenza sarà nella durata, ma stesura, coprenza, effetto finale, risultato finale, secondo me si equivalgono assolutamente i nostri due Frankenstein foundations. Quindi questo, ragazzi, è tutto. Controllo se sono a fuoco oppure no, credo di sì. Ok, questo, ragazzi, è tutto. Spero vi sia piaciuto questo video esperimento. Se avete qualche altra idea, qualsiasi cosa volete che faccia, una challenge, qualsiasi cosa, scrivetemi nei commenti. Vi ricordo, lo so che sembra un disco rotto perché dico sempre le stesse cose, però vi garantisco che leggo sempre tutti i vostri commenti, anche nei giorni dopo ritorno sui video e vado a leggere i vostri commenti. Quindi se mi lasciate un commento, anche se non rispondo perché non riesco proprio materialmente a rispondere a tutti voi, siamo 600.000 quasi su YouTube e siamo 350.000 quasi su Instagram, quindi per me diventa veramente difficilissimo. Io rispondo a tanti, ma sembra sempre che non rispondi a nessuno, perché nonostante io stia lì a rispondere a un sacco di gente, è comunque sempre l'1% di tutti voi. Però sono felicissima che siate così in tanti, però è davvero difficile, quindi a volte magari rispondo nei video alle domande che mi fate, perché così almeno non rispondo ad una persona ma rispondo a tutti. Spero che abbia un senso quello che sto dicendo, spero che abbiate capito. Comunque, se mi scrivete, non lo do mai per scontato, apprezzo sempre quando mi lasciate commenti, messaggi, perché vi amo, cioè siete troppo forti, io vi adoro. Quindi scrivetemi nei commenti qualsiasi cosa perché leggo sempre tutto. Bacio grandissimo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao da questo fantasmino a voi, ciao.